passeggiando per queste strade, mi è venuta in mente quella storia di quell'anziano signore qui in Guardia Medica. E ho pensato, ma queste periferie vivono delle storie di disagio così profonde che poi diventa difficile conoscerle davvero. Antonio, hai perfettamente ragione ed è per questo che Matera 2029 l'ha inserita nel programma, il progetto delle periferie al centro. È un centro in ogni periferia, perché siamo convinti che per riconnettere la città e per ritrovare il senso di comunità distribuito sull'intero territorio comunale bisogna portare le periferie al centro e realizzare un centro in ogni periferia. Questo è il nostro obiettivo. E come pensi si possa fare? E si farà attraverso intanto una pianificazione che programmi, progetti e preveda un piano di riqualificazione poderoso dei centri di aggregazione esistenti, laddove non ci sono vanno integrate, dell'impiantistica sportiva, quella che con tanti soldi abbiamo realizzato e poi sono abbandonate. E c'è bisogno anche poi di pensare alla gestione, una gestione condivisa che veda dentro protagonisti sia le associazioni di volontariato, le associazioni sportive insieme ai comitati di quartiere che dal dove non ci sono vanno ricostituiti, perché è fondamentale che la comunità materana tutta prenda in carico il destino del proprio patrimonio pubblico che deve imparare a utilizzare, perché è lì che si può creare la connessione tra le generazioni.